Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, autorità, colleghi direttori generali delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e gentili ospiti, permettetemi di rivolgervi innanzitutto un saluto e di ringraziarvi di cuore per la vostra presenza. Il video che è stato appena proiettato rappresenta in pillole i contenuti del rapporto ambiente di sistema e dell'annuario dei dati ambientali ISPRA, strumenti di conoscenza al servizio di cittadini, esperti, istituzioni, oltre che fonte ufficiale dei dati ambientali. Centinaia di indicatori, 150.000 dati aggiornati in linea con gli obiettivi del 7° programma di azione ambientale dell'Azione Europea. Grazie di cuore a tutti i colleghi che hanno realizzato e prodotto i documenti. Dati ed indicatori che forniscono un'idea precisa dello stato dell'ambiente nel nostro Paese, anche attraverso l'analisi di dettaglio delle singole realtà regionali. Tra qualche minuto il vicepresidente Luca Marchesi ed il direttore generale Alessandro Bratti presenteranno analiticamente i due documenti, l'annuario dei dati ambientali e lo stato dell'ambiente di sistema. Tutto questo è stato possibile grazie all'istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, un sistema fortemente voluto dal Parlamento che ha approvato la legge 132 del 2016, affidandoci il compito di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Un sistema composto dall'ISPRA, a cui spetta il coordinamento tecnico-scientifico, dalle 19 agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dalle 2 agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente delle province di Trento e di Bolzano. Da qualche mese ho l'onore e la responsabilità di presiedere l'Istituto, l'ISPRA ed il sistema nel quale lavorano quasi 11.000 persone che operano in oltre 200 sedi attive sul territorio. Tra le migliaia di iniziative e di attività ricordo le oltre 6.000 operazioni ispettive di controllo di impianti ed insediamenti produttivi nel Paese ogni anno. Un sistema che nel primo anno di attività, dopo l'entrata in vigore della nuova legge, ha già elaborato e prodotto 30 documenti tecnico-scientifici ed ha ratificato i 90 documenti prodotti negli anni precedenti dal Consiglio federale. Abbiamo davanti a noi compiti importanti e sfide ambiziose, prima fra tutte la definizione dei livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale, necessari ad assicurare la protezione dell'ambiente in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, che si porranno come corollario necessario ai livelli essenziali di assistenza, passando attraverso la realizzazione di piattaforme e sistemi informatici condivisi, la razionalizzazione e l'implementazione dei laboratori di cui disponiamo, la definizione di attività e di progetti di ricerca finalizzati e delle attività di reporting. Per raggiungere questi scopi ci siamo organizzati ed articolati in 7 tavoli tecnici macrotematici, oltre 60 gruppi di lavoro, un'operazione che vede coinvolti oltre 2.000 colleghi, con obiettivi, finalità e tempistiche chiare per coordinarci tra di noi, per condividere saperi e conoscenze, per supportare al meglio le istituzioni pubbliche e dare risposte serie e concrete alla domanda sempre più forte di tutela dell'ambiente che ci viene rivolta dai cittadini, i quali, voglio ribadirlo, rappresentano il target ultimo della nostra azione. Stiamo perfezionando metodi e tecnologie, stiamo sviluppando una nuova strategia di comunicazione, ci siamo dotati di un piano triennale delle attività semplice e concreto, ma allo stesso tempo ambizioso. Stiamo superando, non senza difficoltà, le barriere delle burocrazie, la trincea delle rispettive competenze, l'ostacolo dell'autoreferenzialità. Non ci sentiamo la semplice somma di 22 organismi diversi, ma vogliamo essere sistema, appunto, esaltando la nostra specificità e superando le tante differenze che purtroppo connotano ancora le diverse realtà regionali ed agenziali. Ci sentiamo parte di una realtà comune e vorremmo che tutti, cittadini, imprese ed istituzioni, se ne sentissero parte in modo uguale. Ecco il sistema che vogliamo realizzare e che oggi, insieme ai colleghi direttori generali delle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale, in quest'aula così prestigiosa, presento a lei, signor Presidente, ed a tutti voi, con un pizzico di emozione, con un forte sentimento di appartenenza e con profondo senso di responsabilità. Siamo consapevoli dell'impegno che ci attende e verso cui guardiamo con ottimismo e fiducia. La tutela dell'ambiente per accompagnare il Paese verso quello sviluppo sostenibile che è l'unica strada da percorrere per il rilancio economico e sociale. Un cammino che con orgoglio dico a lei e a voi tutti che noi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente siamo pronti a percorrere. Grazie ancora per la sua e per la vostra presenza.